Tutti oggi andiamo a parlare di un cellulare che io adoro, anche mi piacevano anche le edizioni quelle precedenti. Parliamo del Galaxy Z Flip 5. Ormai siamo arrivati alla versione 5 e onestamente i miglioramenti apportati sono notevoli, a partire dal monitor frontale che è veramente grande. Parliamo di un 3,4 pollici per obliquo, quindi uno schermo non indifferente, molto migliorato anche nelle funzioni, perché riusciamo adesso a fare delle cose con lo schermo che prima non era possibile. Oltre ad avere molti widget che possiamo configurare, ci sono delle app che vi faccio vedere, che io qualcuna l'ho già impostata. Ci sono delle app, vedete, questo è il calendario, questi qui sono i vari widget, vi faccio vedere alla fine, eccole qua. Io adesso ho impostato queste tre app, ma ci sono diverse app, la Samsung ci dice che piano piano andranno ad aumentare, quindi ne saranno ancora di più, e sono delle app che hanno migliorate apposta per poterle utilizzare con lo schermo frontale. Vi faccio vedere, la risoluzione è molto 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 bella di questo schermo. Io ad esempio vi faccio vedere, vedete, abbiamo aperto YouTube, vedete, un prodotto veramente veramente carino. Siamo al 5 e hanno migliorato in maniera pesante la cerniera. Non ha più punti morti, non ha scatti, l'equilibrio è perfetto, quindi si apre e si chiude in maniera molto semplice. Se andiamo a vedere la versione precedente, vedete, ha sempre avuto la parte della cerniera più alta e poi andava a scendere, vedete? Eccolo qui. Il modello adesso, addirittura, se voi vedete, è orizzontale perfetto, vedete? Ha lo stesso sistema di la stessa distanza tra sia dove è la cerniera che quest'altra parte, quindi chiude benissimo. I tasti, qui abbiamo il tasto volume, alziamo e abbassiamo il volume. Questo tasto qui, il tasto per accendere lo schermo e spengere lo schermo, funziona anche da riconoscimento biometrico per l'impronta La digitale. batteria. Anche qui abbiamo avuto dei miglioramenti, ancora non è esageratamente potente, 3700 mAh ora. E una ricarica veloce da 25 watt non è così potentissima come carica veloce, per caricarlo da 0 a 100 ci mettiamo un'oretta buona, e la carica wireless da 15 watt, quindi ancora un po' Che meno. riguarda la memoria, lo troviamo da 256 GB o 512 GB. Adesso c'è una promozione che la Samsung lo dà 512 GB allo stesso prezzo dei gigabyte inferiore, quindi da 256, e 8 GB di RAM, quindi è un cellulare ormai che ha raggiunto delle prestazioni notevoli. Notevoli. Alla slot della SIM possiamo mettere una SIM, quindi non ha la doppia SIM, possiamo mettere una SIM, però essendo un telefono ormai evoluto, ha la possibilità di mettere due SIM, però una è virtuale e una è fisica, quindi c'è sempre la doppia SIM, però una virtuale e una fisica. Un'altra funzione che possiamo utilizzare, che io trovo veramente comoda, è lo schermo così grande ci dà la possibilità di inquadrarci bene, di capire bene quello che stiamo inquadrando, e poi con l'apertura del palmo, come la Samsung fa ormai da anni, possiamo dare l'ok per scattare. Vedete, l'ho fatta in questo secondo, eccola qui, comodo, veloce, si scatta in un secondo. E il discorso di apertura è comoda perché lo possiamo appoggiare anche in questa posizione, diamo l'input di scattare la foto e possiamo vedere bene le persone che stanno facendo il selfie o stanno facendo la foto, se sono ben inquadrate. Quindi a me così grande piace ancora di più. Io sono sempre stato appassionato del Flip perché è piccolo, è un telefono che lo possiamo tranquillamente portare con noi senza problemi, in tasca, ai pantaloni davanti neanche ce ne accorgiamo. Nel momento in cui lo andiamo ad aprire, abbiamo un telefono normale, normalissimo, con uno schermo abbastanza grande. Per quanto riguarda invece la riga centrale, io non mi ha dato mai problemi neanche i modelli precedenti, però c'è sempre stato qualcuno che, vedendola, però la riga al centro, vi dico che
questo modello, questo 5, si vede ancora meno, quindi è quasi impercettibile. E è stata una bella evoluzione anche su questo discorso della riga centrale, è migliorato molto. Riguardo alla batteria, è vero che non è una batteria potentissima, però calcolate che uno schermo così grande ci dà veramente la possibilità di utilizzare spessissimo il cellulare chiuso, e utilizzandolo in questo modo chiuso, il risparmio della batteria è notevole, quindi adesso si riesce tranquillamente a arrivare utilizzandolo abbastanza a sera senza problemi. Quindi anche su quel lato lo schermo grande aiuta tanto. Bello, esteticamente mi piace veramente tanto, molto bello. Vedete? Molto bello, molto 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 bello. Tutto qui. Se il video vi è piaciuto, mettete like e iscrivetevi al canale. Nell'eventualità lo state utilizzando o pensate di acquistarlo, se avete dubbi o volete scrivermi qualche commento sotto al video, fatelo volentieri, mi fa piacere. Grazie a tutti.